relativa al personal computer. Questa seconda lezione tratterà dei componenti fondamentali che si trovano all'interno di un personal computer. Abbiamo già visto all'incirca come è fatta la macroarchitettura, qui andiamo a vedere un dettaglio dei componenti fondamentali e alcune periferiche esterne. Allora, componente fondamentale, la CPU. La CPU è fondamentale in quanto è il chip singolo più importante che si trova all'interno del nostro computer. Qui vi ho messo due esempi delle principali CPU che si trovano oggi sul mercato. I produttori principali di CPU per computer sono due, AMD e Intel. Vi ho messo l'esempio dei due chip più performanti della fascia consumer che si trovano, l'i9 9900, che gira ben 3 GHz e 6, e il Ryzen 9 3900. Entrambi questi sono processori che sono caratterizzati da avere più CPU al loro interno. Vuol dire che non c'è una sola unità di calcolo al loro interno, ma ce ne sono diverse. Possono essere architetture dual, quad, octa, 16, 32 core. E quindi moltiplicandosi il numero di core, si moltiplica il numero di operazioni al secondo che la nostra CPU riuscirà a fare. Vi ho messo anche il back della nostra CPU, quindi quello che viene chiamato il socket. Ok, vediamo che nell'architettura AMD ci sono i pin esterni, mentre nell'architettura Intel sono delle piazzole e i pin saranno messi ovviamente sul socket. La CPU da cosa è fatta? È fatta principalmente da due elementi, un'unità di controllo e un'unità di calcolo, quindi la CU, la Control Unit, e la ALU, l'Arithmetic Logic Unit. Queste due unità che sono all'interno vanno a parlare con la memoria interna al nostro PC, quindi diciamo quella più vicina, quella che si trova sulla scheda madre, RAM e ROM, e poi con la memoria di massa, ovvero i dischi e le unità rimovibili come CD e quant'altro. La CPU è un acronimo, CPU, e vuol dire unità centrale di elaborazione, Central Processing Unit. Una delle sue funzioni principali è quella di accedere alle istruzioni della memoria principale, quindi della RAM, decodificarle, quindi andare a capire cosa dicono queste istruzioni e andarle ad eseguire. Abbiamo già visto esempi di CPU. Allora, all'interno della CPU, quindi abbiamo un'unità di controllo, quindi quella che è deputata a gestire tutti i flussi all'interno della nostra CPU, che va a parlare con dei registri, quindi delle memorie molto veloci che si trovano fisicamente dentro la nostra CPU. E poi un'unità logico-aritmetica o ALU. Allora, le memorie RAM. Le memorie RAM sono le memorie che noi andiamo a installare sulla nostra scheda madre. Ne esistono diverse tipologie, di DDR1, di DDR2, di DDR3, 4, 5, e questa sigla, questo numero che segue a questa DDR, che abbiamo già detto, significa Double Data Rate, quindi il tipo di trasmissione dei dati, sta a identificare il formato della nostra scheda e quindi il protocollo con cui questa parla con la scheda madre. Il formato, quindi, cosa succede? Vedete che qui c'è una chiave all'interno di questa scheda. Per le varie memorie di DDR1, di DDR2 e di DDR3, la chiave si sposta in modo che una memoria di DDR1 non possa essere messa nello slot della DDR2 e così via. Quant'è la dimensione di una RAM, che significa Random Access Memory? La dimensione di una RAM è di dimensione media. Perché? Perché vedremo che ci sono dimensioni piccole, che sono i registri all'interno del nostro processore, medie la RAM, molto grandi ovviamente le unità di archiviazione. In quanto si stima più o meno la dimensione RAM? Nell'ordine dei gigabyte, 8, 16, 32. Per esempio, comunemente oggi i telefonini di ultima generazione, top di gamma, hanno 8 GB di RAM. La RAM che caratteristiche deve avere?
deve essere veloce e quindi è relativamente costosa perché le cose veloci costano care. Allo stesso tempo, essendo veloce e costosa, ha dimensioni limitate, quindi non posso pensare di fare un tera di RAM. Poi, caratteristiche, che è volatile. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io tolgo l'alimentazione al mio sistema, tutto il contenuto della mia RAM verrà perso, perché il mantenimento dell'informazione al suo interno è direttamente dipendente dal fatto che sia presente l'alimentazione. Inoltre l'accesso diretto, quindi vuol dire che io posso dire voglio accedere alla cella un miliardesimo della mia RAM e io vado direttamente a quella cella senza bisogno di stare a scorrere le altre celle. La VGA, cos'è la VGA? La VGA, anche questo è un acronimo, sta per Video Graphic Accelerator, l'abbiamo già visto. E cosa fa? È praticamente un PC all'interno del PC, il cui scopo è quello di andare a gestire tutto ciò che riguarda la grafica in due o tre dimensioni e di convertire i dati digitali all'interno del nostro PC in dati analogici, ovvero quelli che sono interpretabili dal nostro mondo. Allora, andiamo a vedere una vecchia scheda VGA, però è strutturate in modo che ci possiamo rendere conto di tutti i componenti all'interno di questo oggetto. Abbiamo il processore grafico, quindi vedete l'analogia fra PC e scheda grafica. Abbiamo un processore a bordo di questa scheda. Questa potrebbe essere chiamata la motherboard. E qui abbiamo il processore grafico montato di sopra. Ovviamente, a dispetto dei processori montati sulla nostra scheda madre, questo è saldato e quindi non è sostituibile. Abbiamo una memoria grafica, vedete, sono quei banchi presenti in quella zona lì, quindi che sono l'equivalente della nostra RAM. E poi abbiamo tutta la parte di connettori verso il mondo esterno, come per esempio il VGA, che è il Video Graphic Accelerator, quindi quella porta che ha preso proprio il nome era quella originale su cui venivano attaccati i monitor, quella col cavetto blu. Poi abbiamo il DVI, che è un altro standard. Abbiamo il Super Video, potremmo avere l'HDMI e quant'altro. Ovviamente le schede grafiche moderne sono un po' diverse, qui ne vedete due esempi. Abbiamo un RTX 2080 Ti e una Radeon, ora non mi ricordo che modello ho messo. Quindi questi sono i top di gamma attuali nel 2020 da parte di Nvidia e AMD, che sono i due principali produttori di schede grafiche. Vedete che qui abbiamo, si vede bene dalla scheda Nvidia, il connettore PCI Express su cui la scheda deve essere inserita per poter parlare con la scheda madre. Ovviamente vedete che tutte le schede sono dotate ampiamente di grandi dissipatori. Qui abbiamo per esempio i connettori HDMI che li ritroviamo anche di qua. Abbiamo alcuni connettori USB e anche qui abbiamo delle ventole perché questi i sistemi girano a altissima frequenza e quindi dissipano molto calore e hanno bisogno che questo calore venga portato via dai chip presenti sulle schede e quindi vengono boxate in modo da creare dei dissipatori in rame tipicamente che portano via il calore verso le ventole e mantengono il nostro sistema sempre molto fresco. Allora, alcune periferiche di archiviazione magnetiche e ottiche, perché ci sono queste due tecnologie. Quelle ottiche ormai sono, diciamo, sempre meno comuni. I DVD si trovano sempre meno, i Blu-ray si trovano sempre meno. Ormai i dati in streaming la danno per la maggiore, però ancora si trovano presenti soprattutto nei PC fissi piuttosto che nei portatili. Allora andiamo a vedere. Masterizzatori e lettori CD DVD. Allora, sono periferiche utilizzate per immagazzinare e trasportare facilmente dati, anche se ormai le chiavette USB sono diventate di uso comune. Però prima, diciamo, quando le memorie allo stato solido non erano così in grande dimensione né così veloci, si usavano dei supporti ottici di questo tipo. Perché ottici? Perché in pratica la superficie del nostro CD DVD è una superficie che inizialmente è una superficie riflettente, quindi che riflette il laser che viene sparato dal nostro dispositivo. Quindi tutto inizialmente riflette. Poi cosa succede? Quando noi andiamo a masterizzare il nostro CD DVD, andiamo a bruciare fisicamente delle micro
celle della superficie in alluminio che è presente all'interno di CD, DVD o del materiale specifico in base alla tecnologia che deve andare a riflettere. E cosa succede? Nel momento in cui noi lo andiamo a bruciare diventa opaco, quindi non rifletterà più la luce. Quindi in questo modo noi otteniamo l'effetto digitale 1-0. Se riflette abbiamo un 1, se non riflette abbiamo 1-0 o viceversa, dipende dalla tecnologia specifica. Capacità di immagazzinare i dati. CD arrivano al massimo 800 mega. I DVD 4, 8 giga. I Blu-ray arrivano fino a 80 o 160 giga. Quindi abbiamo comunque sempre degli oggetti che sono molto capienti, se soprattutto pensiamo ai Blu-ray rispetto alle normali chiavette. Cosa succede? Il problema di questo tipo di memorizzazione è che bisogna stare molto attenti, perché nel momento in cui noi andiamo a graffiare la superficie del nostro CD, DVD, Blu-ray, andiamo a falsare come la luce viene riflessa dal nostro oggetto, è come se noi graffiamo un vetro e poi cerchiamo di guardarci attraverso. Classico problema di chi ha gli occhiali e li va a graffiare. Quello che noi andiamo a vedere verrà distorto, uguale succederà per il CD, DVD, quindi se si graffiano, rischiamo di perdere l'informazione contenuta all'interno. Il floppy ormai è una tecnologia che non si trova quasi più, però merita di essere citata perché è stata quella che ha rivoluzionato la capacità di trasportare informazioni. Era un dischetto, questo che vedete qui sulla destra, che al suo interno conteneva un disco magnetico. Questo disco magnetico veniva scritto polo nord, polo sud, e in base a quello potevamo andare a immagazzinare ben 1,5 megabyte di informazioni al suo interno. Ovviamente oggi è un qualcosa di obsoleto, però negli anni 80 è stata una grande rivoluzione perché permetteva di trasportare nella vostra mano delle informazioni da un PC all'altro. I dischi fissi. Dischi fissi, anche questi, utilizzano una tecnologia magnetica. La capacità di memorizzazione. Ormai si trovano comunemente dischi da 2 tera, ma si possono anche andare a 4, 8, 16, 32 tera. Tutto dipende dalla capacità di scrivere, sempre sul solito disco della solita dimensione, oggetti sempre più piccoli. Quindi cosa succede? La struttura interna, e questa che vediamo qui sulla destra, è fatta da delle serie di braccetti mobili che si interpongono all'interno di questi dischi. Vedete, noi abbiamo 1, 2, 3, 4 dischi. E cosa succede? Andando a scrivere le diverse superfici dei nostri dischi, noi possiamo andare a scrivere dei byte su di questi. E quindi, per esempio, noi scriveremo 4 bit alla volta, scusate. Scrivendo 4 bit alla volta, noi per leggere 8 bit dobbiamo leggere due celle una dietro l'altra. I dischi sono magnetici, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la loro superficie è tutta un susseguirsi di campi, nord e sud, una cella dopo l'altra. Se voi leggete nord, vuol dire che quella cella, per esempio, sarà un 1, se leggete sud, quella cella sarà uno 0. Quindi tutto sta nelle testine che si trova alla parte finale qui del nostro braccetto mobile. Cosa succede? Queste testine cosa fanno? Andranno a creare un campo magnetico che, se sufficientemente intenso, andrà a scrivere lo 0 e l'1 sul mio disco, altrimenti leggerà lo 0 e l'1 presente all'interno di questo disco. Ovviamente questi dischi girano, le nostre testine si spostano verso l'interno, l'esterno del raggio del nostro disco magnetico, andando a cercare la posizione dove si trova l'informazione che vogliamo andare a leggere. Ovviamente cosa succede? Il problema di questo tipo di sistemi è la velocità di accesso ai dati, che è una velocità discreta, quindi non è in zero, e si attesta nell'ordine delle decine dei millisecondi. Cosa succede? Rispetto a quello che avevamo con le RAM, che abbiamo detto sono accesso diretto, quindi io dico scelgo una cella e direttamente vado a leggere il contenuto. Questo non è vero per gli hard disk,
magnetici. Perché? Perché supponiamo di trovarsi in questo settore e l'informazione che io voglio sia questa, noi dovremo andare a scorrere tutta questa parte del nostro disco e fare la rotazione del disco per arrivare in questo settore e andare a scegliere i dati che io voglio andare a leggere. Cosa succede? Ci sono diversi modi per andare a suddividere gli hard disk. Potrebbe essere quello dei settori, che sono tutti con lo stesso angolo. Il problema è che questo settore è molto più grande di questo, quindi conterebbe più informazioni di quello che contiene questo. Quindi solitamente si utilizza una struttura di questo tipo, dove i settori hanno tutta la stessa dimensione angolare, in modo che tutti abbiano una solita quantità di informazioni al suo interno. Poi abbiamo i cilindri, che rappresentano i diversi segmenti interni o più esterni del nostro hard disk. Ovviamente un cilindro più esterno, avendo un raggio più grande, manterrà più informazioni rispetto ai cilindri interni. Di tecnologie di hard disk esistono due tipi, LIDE e SATA. Abbiamo già detto che dipende dal tipo di connessione con cui vado a connettermi. Vedete, LIDE hanno il flat cable molto grande e questo connettore anch'esso grande per l'alimentazione. Dall'altra parte, il più moderno SATA ha un cavetto che in pratica ha solo due fili, che sono quelli idealmente, poi in realtà porta altre informazioni, quindi i cavetti hanno 4-5 fili, che sono quelli della parte seriale di comunicazione, e un connettorino, anche quello ridotto al minimo termine, che ci darà la nostra parte di alimentazione per il disco fisso. I colori rappresentano le diverse tensioni. Considerate che all'interno di un hard disk noi abbiamo sicuramente dei motori, che sono quelli che ci fanno muovere il braccetto mobile e quelli che fanno girare i dischi. E i motori, tutti i motori all'interno dei nostri computer, sono alimentati a 12 volt. Solitamente invece l'elettronica è alimentata a 5 volt, quindi avremo bisogno sicuramente di 5 volt, della 12 volt e la relativa massa. Allora, andiamo a vedere una carrellata sulle periferiche d'ingresso dei nostri sistemi. Avremo i mouse, le tastiere, i microfoni e le webcam e gli scanner. Quindi questi sono tutti i dispositivi d'ingresso di un PC. Allora, i mouse. Esistono diverse tecnologie. È una periferica che ormai voi conoscete benissimo, che ci permette, insieme alla tastiera, di andare a fornire informazioni al nostro computer e di muoverci nell'interfaccia grafica dei nostri sistemi operativi. Tre tecnologie di mouse. I wheel mouse, ormai fortunatamente abbandonati, che si basavano su questa, una pallina. Questa pallina gommata faceva girare delle rotelle, queste due rotelle, che erano collegate a degli encoder ottici. Degli encoder sono degli oggetti che, dotati di tanti forellini, ogni volta che si passava, si muoveva, i forellini giravano su un alberino, e quindi si passava da un 1-0, 1-0, 1-0, e guardando la successione di 1-0 si capiva quanti giri aveva fatto la nostra pallina. In base a quello si faceva spostare il mouse di conseguenza. Avevano diversi problemi. Prima di tutto erano molto lenti. Secondo, tendevano a sporcarsi, quindi quando gli alberini, dovuti allo sporco che collezionava la pallina in gomma, si sporcavano, smettevano di ruotare e quindi il movimento non era così preciso. Non per niente si poteva levare la pallina all'interno per poter pulire le rotelle. Ovviamente con tutti i problemi di igiene e quant'altro e di affidabilità di un sistema di questo tipo. I mouse più comuni invece oggi sono gli ottici. Si basano su un LED che viene sparato e tipicamente di luce rossa e viene riflesso dalla superficie. Siccome la superficie non è perfetta, la riflessione ci permette di andare a leggere lo spostamento del nostro oggetto lungo la superficie. I mouse più precisi di tutti sono i mouse laser, che si notano perché hanno una luce che non si vede e tipicamente perché sotto hanno indicato il simbolo del pericolo. Infatti il laser può essere pericoloso per il nostro occhio. Se voi tendete a guardarlo potrebbe andare a bruciarvi la vostra retina. Cosa succede? Il laser, essendo una luce che ha una lunghezza d'onda diversa rispetto a quella dei LED, ha il vantaggio di essere più precisa
rispetto al LED e quindi di permettere spostamenti più precisi del nostro mouse. Le tastiere ne esistono principalmente di due tipi. Esistono le tastiere a 102 tasti, che sono quelle tipiche che trovate per esempio nei nostri laboratori, oppure le tastiere un pochino più evolute che hanno tutta una parte di bottoni multimediali, hanno già alcune, per esempio possono avere un trackpad o quant'altro, e quindi permettono di fare interazioni un pochino più evolute con la vostra macchina. Esistono due tipi di collegamento delle tastiere, USB o PS2. Microfoni e webcam sono gli altri dispositivi che abbiamo a disposizione, microfoni ovviamente per dare un ingresso, una voce, e webcam per mandare all'ingresso delle immagini. Gli scanner infine sono l'ultima tipologia di oggetti d'ingresso, che sono quelli che permettono di digitalizzare dei documenti e che tramite del software chiamati OCR, sono del cosiddetti, anche questo è un acronimo, sta per Optical Character Recognition, permettono di trasformare i vostri testi scritti a mano in testi digitali. Le periferiche di output invece sono di tre famiglie: gli schermi, le stampanti e gli impianti audio. Gli schermi, due tecnologie, CRT, LCD. CRT sta per Cathode Ray Tube, quindi sono quelli a tubo catodico. Spero che nessuno di voi ne abbia più, anche perché il tubo catodico emetteva delle radiazioni e quindi l'uso tendeva a stancare molto l'occhio e essere anche nocivo. Gli LCD invece sfruttano delle matrici di cristalli liquidi per rappresentare le nostre immagini. Le ultime tecnologie non sono neanche più LCD, si trattano di LED, quindi delle LEDini che si illuminano e rappresentano la nostra immagine andando a accendersi e spegnersi. Sono milioni di LED all'interno della superficie del nostro display. Le stampanti ovviamente servono per stampare su carta il contenuto che abbiamo prodotto sul nostro PC e ne esistono di due tipi principali, le inkjet e le laserjet. Le inkjet sono più economiche e sfruttano in pratica delle bolle di inchiostro che vengono sparate sul nostro foglio e rappresentano così tutti i colori punto per punto e quindi rappresentano la nostra immagine mediante dell'inchiostro che viene sparato. Le laserjet invece sono ovviamente più complesse e più costose e tipicamente si usano in uso professionale. E ovviamente stampano solo in bianco e nero, e diciamo hanno il vantaggio di essere più economiche nella loro gestione. Gli impianti audio. Per quanto riguarda gli impianti audio, ce ne sono di diverse tipologie. Allora, c'è una nomenclatura: 2 punto e un altro numero, 2, 4 punto, 5 punto. Allora, il primo numero rappresenta il numero di satelliti che voi avete. Il secondo numero rappresenta se voi avete un subwoofer oppure no. Tutti, diciamo, questi numeri ricadono all'interno delle specifiche cosiddette di Dolby Surround, che la Dolby rappresenta le specifiche riguardo lo standard audio. Ovviamente più oggetti voi avete, più fedelmente potrà essere riprodotta l'audio di, per esempio, di un film. Se voi avete un film che è registrato in 7.1, vuol dire che per ogni scena del film sono stati usati ben 8 microfoni. 7 microfoni che rappresentano le voci, i suoni ad alta frequenza, uno che era prevalentemente per i suoni a bassa frequenza, quindi per esempio un'esplosione. E sono quelli che praticamente in questo modo riescono a rappresentare tutte le componenti. Quindi si parte dal 2.0, che è questo, dove abbiamo solo due satelliti, 2.1, due satelliti più subwoofer, 4.1, quattro satelliti più subwoofer, 5.1, cinque satelliti più subwoofer, 6.1, sei più satelliti più subwoofer, 7.1, sette satelliti più subwoofer, praticamente sono 3 e 3, due davanti, due al centro, due dietro, il subwoofer che darà le componenti basse, e un tweeter. Un tweeter è un componente che fa le componenti relative solo alla voce. E quindi, diciamo, voi avrete rappresentato tutte le componenti audio sul vostro sistema, avete una qualità
più alta possibile dell'audio del vostro sistema. Aspetto chiave da non trascurare è il raffreddamento. Tutti i componenti all'interno del nostro PC scaldano, a partire dalla CPU, dalla scheda grafica. Abbiamo già visto che anche questa è dotata già nel momento in cui andiamo ad acquistare un sistema di dissipazione, ma anche le RAM, nonché i chipset, Norbridge e Southbridge, scaldano. E quindi cosa succede? Man mano che aumenta la loro temperatura, diminuiranno le loro performance e tipicamente anche la loro vita. Esistono due tipi di raffreddamento: il raffreddamento solido e il raffreddamento liquido. Il raffreddamento solido si tratta di utilizzare dell'aria che viene spinta direttamente su quello che è definito il dissipatore, quindi un elemento di alluminio, rame, dipende dalla qualità del vostro oggetto, che è direttamente appoggiato sopra il nostro chip. Se vi ricordate, le CPU, quelle che vi ho fatto vedere, hanno il case metallico, perché il case metallico è quello che garantisce una migliore trasferimento di calore. Esistono due principali tecnologie di raffreddamento solido: quelle con ventola orizzontale, quelle con blower. La ventola orizzontale, cosa succede? Vedete bene che cosa succede. Noi abbiamo qui al centro il motore della nostra ventola, e quindi ci sarà un cono al di sotto di esso, dove l'aria non circola, perché lì non c'è niente che spinge l'aria. Qui ci sono le palette che girano e spingono l'aria che viene propulsa verso l'esterno. Un po' d'aria tenderà ad andare anche verso l'interno, per cui il cono si stringe, ma questa zona non verrà coperta. Peccato che in questa zona esatta si trova il nostro CPU. Quindi, se voglio migliorare il nostro effetto, cosa succede? Creo un blower, quindi un oggetto, una specie di turbina che aspira l'aria. E poi cosa succede? Mediante delle alettature spinge verso il basso, e quindi avremo un flusso uniforme lungo tutta la nostra superficie del nostro dissipatore, quindi anche del chip al di sotto di esso, che ci garantisce una migliore efficienza nel raffreddamento del nostro sistema. Ovviamente c'è anche il raffreddamento liquido, che si basa su tre principali oggetti: il radiatore, con la ventola, che ci permetterà di espellere il calore dal liquido che circola all'interno del nostro sistema; i water block, che sono degli elementi che devono essere fissati sugli oggetti che io voglio andare a dissipare, quindi sulla mia CPU, sulla mia scheda video, sulle mie RAM e quant'altro; e una pompa che si occupa di far circolare il liquido che andrà a portare via con sé il calore. Qui vedete un esempio di un sistema dove io ho dissipato solo la VGA, la CPU, ma nulla vieta che possa andare a dissipare le RAM e i chipset e tutto ciò che ha bisogno di essere dissipato all'interno del mio PC. La pompa cosa fa? Prende l'acqua fredda che arriva dal mio radiatore, la spinge verso i vari water block. Ovviamente cosa succede? Bisogna stare attenti a come mettiamo in cascata i vari sistemi. Il primo ovviamente deve essere la CPU, che è l'oggetto che gira più velocemente e che dissipa più calore. Poi dopo avremo la VGA, poi tipicamente avremo i chipset e poi le RAM. Bisogna stare attenti eventualmente ad avere più linee in parallelo per il raffreddamento, in modo che tutti i liquidi possano arrivare alla giusta temperatura e abbattere correttamente il calore che viene generato da ognuno dei nostri sistemi. Cosa succede? Attenzione, io prima di allenamento ho detto acqua. Tipicamente qui dentro non si mette acqua. Perché? Perché se mi si rompesse un tubicino, mi si scollegasse una connessione, l'acqua, avendo le sali disciolte al suo interno, farebbe sì che le schede del mio computer andrebbero in cortocircuito. Quindi o si usa acqua distillata o, ancora meglio, alcol isopropilico. Probabilmente chi è stato a Lucca Comics ha visto i computer dell'Nvidia che sono fatti tipo degli acquari. Quello che è all'interno ovviamente non è acqua, ma è alcol isopropilico, perché è un liquido che non è conduttore e comunque è un buon dissipatore. E quindi riesce a portare via correttamente il calore da tutti i chip all'interno della mia macchina, mantenendo comunque il fatto che non crea dei cortocircuiti fra i diversi pin dei chip al suo interno.